primi giorni di lavoro per la Salernitana nel ritiro austriaco di Gembach. Davide Nicola riconfermato alla guida del cavalluccio marino dopo l'impresa salvezza dello scorso anno. Sta alternando esercitazioni atletiche a prove tattiche. L'avvio anticipato del campionato infatti ha imposto qualche modifica anche alle tradizionali tabelle di lavoro. Non a caso nel ritiro granata è spuntato subito il pallone. Nicola sta provando a trasmettere al gruppo le sue idee e la sua filosofia di gioco, che anche quest'anno dovrebbe far leva sul 3-5-2. Ma l'arrivo in Austria della Salernitana ha destato anche particolare curiosità. La star del gruppo è chiaramente Franck Ribéry, ricercatissimo non soltanto dai tifosi granata per foto ed autografi. Il francese, insieme a Fazio e Radovanovic, è tra i senatori della nuova Salernitana. Proprio il difensore serbo è intervenuto in conferenza stampa per raccontare le sensazioni di questa prima fase di ritiro e tracciare il percorso che dovrà seguire il cavalluccio marino. Certo, prima di tutto devo dire che io sono un uomo più felice in questo momento, perché io adoro i ritiri. Cioè, fin da bambino mi piacevano perché sei molto concentrato su quello che devi fare, no? Ti alleni, mangi e dormi, ci sono tre cose che devi fare. E poi per me, personalmente, anche per tutto il resto del gruppo, il ritiro è la base più importante per tutto l'anno, no? Perché qua metti le basi importanti per proseguire per anno dopo. Poi molti di voi sono arrivati nel corso dell'ultimo mercato di gennaio di riparazione. Adesso si inizia appunto la stagione con un ritiro, con una squadra che dovrà essere ancora modificata, integrata, rinforzata. Però state già lavorando in maniera molto intensa con mister Nicola. Sì, sicuramente ci siamo rimasti un paio di noi di anno scorso, poi è rimasto mister con tutto il suo staff, che è un vantaggio, e poi in questo momento ci sono tanti ragazzi giovani che sono tornati dal prestito. Anch'io ero in quel momento là, quando ero all'Atalanta sotto contratto, venivo in prestito, poi dovevo andare in ritiro, però c'è molta applicazione da parte di tutti, soprattutto dei giovani. Anche noi vecchi, diciamo così, tra virgolette, dobbiamo essere esempio per loro. Ivan, buongiorno. Buongiorno. Tra poco arriveranno anche un po' di nuovi acquisti, perché insomma di volti nuovi ce ne sono pochi e sono tutti rientri dai prestiti. C'è una buona base da cui ripartire, che è quella dell'anno scorso. So che avete anche parlato con il direttore sportivo De Santis, c'è Migliaccio, che tu conosci molto bene, che sia stato tuo compagno anche di squadra, che vi segue passo passo. Che cosa è cambiato rispetto alla parte finale dell'anno scorso e che cosa invece può essere insomma di base per qualche tecnico da utilizzare per una stagione possibilmente con meno attrezzo? Ma sicuramente noi ci siamo salvati perché abbiamo creato un bel gruppo dentro spogliatoio. Io ho avuto tantissime esperienze e noi abbiamo fatto anche un paio di riunioni l'anno scorso, e io ho detto prima cosa che il gruppo è più importante. Il gruppo è importante perché non dovevamo spaccarli dentro spogliatoio, no? Perché a un certo punto mi ricordo che si parlava vecchia guardia, nuovi giocatori, e sicuramente noi ci ha dato un po' di fastidio, diciamo così, però siamo stati bravi di non spaccarci dentro spogliatoio, è la cosa più importante. E il gruppo è base di tutto. Poi abbiamo una bella ossatura, sicuramente, e poi i giocatori che vengano devono capire che si devono mettere a disposizione di un gruppo che deve essere sano. Poi ognuno di noi deve dare il massimo, uno è più forte, meno forte, quello non è un problema, però noi ci siamo salvati solo l'anno scorso perché avevamo un bel gruppo. E poi sicuramente ci sono nuovi direttori, giovani, molto in gamba, e noi abbiamo tantissima fiducia in loro. Ecco. Sei ufficialmente un difensore? Ormai sì, ormai sì. Ciao Ivan. Buongiorno. Lo stesso Ribéry, fare una preparazione fin dall'inizio, quindi non arrivare a stagione in corso come ti è capitato l'anno scorso, giocando prima avevi giocato poco, sì. Quindi quanto può essere importante questo? E poi ti chiedo proprio Ribéry, l'abbiamo visto, innanzitutto è la star di questo ritiro, l'abbiamo visto molto carico, e quanto è importante lui insieme anche a te, a Federico, nello spogliatoio per fare gruppo e per dare consigli sia a quelli giovanissimi, anche quelli un po' meno
e di esperienza di volo. Sì, sicuramente. Tu hai nominato noi tre, io aggiungerei anche Seppe, portiere, Gagliolo, tanti giocatori che ormai da tanti anni che fanno la Serie A. È importante avere, io mi ricordo quando ero giovane dentro lo spogliatoio, è importante avere le persone che ti seguono a un certo modo, no? In campo poi c'è mister che ti dà indicazioni, però noi, anche noi soprattutto in spogliatoio, fuori dal campo dobbiamo essere esempio, anche in campo soprattutto, però anche fuori dal campo dobbiamo essere esempio per questi ragazzi, perché è bello, magari io mi ricordo quando ero giovane, se ti viene un giocatore più esperto che ti dice due o tre parole in più, perché vuol dire che ti stimola, no? E poi sicuramente a fare il ritiro dall'inizio è un vantaggio per noi, perché io mi ricordo anche Fede Fazio, siamo stati 6 mesi senza giocare, i primi 6 mesi, e poi vieni alla Salernitana dove devi giocare subito, e magari il primo mese abbiamo trovato un po' di difficoltà sulla condizione, poi una volta entrati nella condizione abbiamo anche esperienza, abbiamo messo tutto nelle nostre mani. E poi Franck Ribéry per me è un esempio, veramente mi ha sorpreso sotto, prima di tutto io parlo sempre di sotto il punto di vista umano, no? Perché è un giocatore che ha vinto tutto, che ha questa età, che ha una fame, che si mette a disposizione della squadra dentro lo spogliatoio, cioè per me Franck è un esempio per tutti noi, deve essere. Ivan Radovanovic ha sostenuto tanti ritiri ovviamente nella sua carriera, questo qui in Austria com'è per il momento? Per la location, per le strutture, per la gente del posto? Bello, bello, a me mi piace, ho fatto 2 o 3 ritiri qua vicino anche con il Genova. Come ti dicevo, a me mi piace stare in ritiro, poi se hai questa disposizione come qua, campi bellissimi, albergo bello, si mangia bene, è importante, e questo è mio, non mi ricordo, 13°, 14° ritiro, spero di farli ancora, ecco. Rispetto ai giovani che sono adesso in organico, c'è qualche elemento che potrebbe, secondo te, anche far parte della prossima squadra? Ma non vorrei nominare per adesso nessuno, perché è ancora presto, non vorrei mettere qualcuno in difficoltà, però sicuramente se sono qua vuol dire che hanno tanto talento. Poi tanti sono tornati dal prestiti, dalla Serie B, Serie C, però sicuramente questo ritiro li può andare solo che bene. Ivan, l'obiettivo è una salvezza più tranquilla? Oppure si può fare qualcosa in più, perché dal mercato stanno arrivando giovani anche molto interessanti, sarà una rosa arricchita, ho detto De Santis da under, però sono già giocatori, non sono certo esordienti, parlo di Boateng, parlo di Valencia, giocatori che magari il programma adattarsi al campionato di Bayern credo che non avranno difficoltà, perso Ederson sì, però insomma credo che ci sia l'obiettivo di poter puntare anche a qualcosa in più. No, oppure no. Da esperto che tieni che... No, no, ti dico subito di no. No, a me non mi piace, perché siamo quasi una neopromossa, no? È secondo anno di Serie A, non possiamo perdere umiltà, dobbiamo stare con i piedi a terra, visto come ci siamo salvati, anche non come ci siamo, che ci siamo salvati ultima giornata. Secondo me io non ho nessuna cosa che arrivare prima possibile. Secondo me quest'anno ci serviranno molto di più punti rispetto all'anno scorso, direi 40, no? Perché la base di Serie A è ormai da 40 punti, io direi prima cosa è 40 punti, una volta raggiunti 40 punti si può guardare qualcos'altro, però non mi permetterei mai, e sicuramente anche dentro il spogliatoio nessuno, sono sicuro neanche la società, perché sono persone intelligenti, che nessuno ci penserà qualcosa di più della salvezza in questo momento. Parlare solo in conferenza stampa, non attraverso Instagram, perché non hai un profilo Instagram, qualcuno si è impossessato. No, io veramente non riesco a credere che la gente non c'è niente altro da fare che prende Instagram a nome di un altro. E mi è capitato anche negli anni precedenti, però magari si postavano le foto, niente di più. E adesso le persone rispondono anche a nome mio e mi mettono in grande difficoltà, perché non sono io, non ho mai avuto Instagram e non credo che lo avrò neanche in futuro, perché non mi piace tanto, mi piace più stare con la famiglia, guardare un film, fare una passeggiata, leggere un libro, mi piace di più in questo momento. Poi magari una volta finito a giocare calcio vedrò, però per adesso io non ho Instagram e non lo avrò in futuro. Sì,
Ivan, hai parlato dell'obiettivo, i 40 punti, ma quanto sarà difficile? Perché ci sono delle squadre che sono salite dalla B, penso al Monza, che stanno facendo un gran mercato, le altre si stanno muovendo anche in base ovviamente alla tua esperienza, che è lunga, e anche in base a quello che è successo l'anno scorso. Come vedi anche le altre squadre, come si stanno muovendo? Ma sicuramente noi abbiamo, come abbiamo detto prima, la prima cosa importante è che è rimasto mister, perché già quando prosegui con un allenatore è tanta roba, poi con un allenatore del genere, con il suo staff che sono veramente di altissimo livello, prima di tutto persone umane, umili, e poi in campo si vede. Io in campo non voglio giudicare nessuno, però si vedono i fatti. E poi abbiamo, come detto prima di tutto, una bella ossatura, tanti giocatori che l'anno scorso abbiamo aiutato a Salernitana di rimanere in Serie A, poi qualche giovane, e poi vediamo chi arriva del mercato. Sicuramente arriveranno le persone giuste e giocatori forti, e poi dipende da noi, perché secondo me bisogna partire bene. Prime 5 partite abbiamo la nostra portata, anche prima partita per me giochiamo a casa nostra davanti ai nostri tifosi, dove per nessuno sarà facile, come che non è stato, e poi abbiamo tanti scontri diretti, e secondo me dobbiamo sforzarci tanto di arrivare prima della sosta di novembre con più punti possibili, perché poi ti permette di proseguire con la tua strada, ecco. Mi dai l'assist per chiederti come vi state preparando anche dal punto di vista atletico, perché questo sarà un campionato atipico. Hai detto partire forte le prime 5 partite, ma partire forte in questo campionato compreso fino a novembre, perché poi i primi di novembre si chiude, si abbassa la saracinesca e si ritorna a gennaio, quindi sarà fondamentale, con i tanti scontri diretti in casa che ci sono fino a novembre, fare una preparazione adeguata da calciatori, insomma. E ti dico, abbiamo un orologio che non possiamo toglierlo, dobbiamo portarlo 24 ore su 24, dove ci guardano tutto, anche quanto dormiamo, come dormiamo, di tutto, però non ti preoccupare, mister e il suo staff preparatori ci fanno lavorare, infatti adesso non vediamo l'ora di mangiare e dormire, perché sono tre cose che fai in ritiro: ti alleni, mangi e dormi, non c'è niente altro da fare. Ultima domanda su Lovato. E Lovato è un giocatore, diciamo così, giovane, però già con l'esperienza, no? Perché ha fatto le sue annate a Elas, all'Atalanta, l'anno scorso a Cagliari. Mi ricordo soprattutto quando giocava con Juric, no? A Verona, dove era bello, bello, bello aggressivo. Ma come ho detto, chi può alzare il livello, ben venga. Però prima di tutto deve capire come funzionano le cose a Salernitana, come abbiamo fatto noi l'anno scorso. Bisogna accalarsi in un gruppo importante, e poi in campo ognuno basta che dà il suo massimo.